Quanti siete? Buongiorno, buonasera anzi. Allora, innanzitutto questo qui. Conferenza stampa per la presentazione di Impegno Italia. Cos'è Impegno Italia? Impegno Italia è il lavoro sul programma per il nuovo governo che dobbiamo mettere a punto, dobbiamo formare, patto di coalizione insieme alla maggioranza che ha sostenuto fino adesso il nostro governo, il mio governo, maggioranza che voglio qui ringraziare per il sostegno sempre fattivo che ha dato. Perché faccio adesso la presentazione di Impegno Italia? Mi è stato chiesto da diversi, perché adesso? Non è un po' tardi? Io la faccio adesso perché sono rispettoso delle regole e degli impegni che ci siamo presi. Il Partito Democratico ha chiesto, ha valutato e ha deciso, io ho condiviso questa valutazione, che ci fosse prima l'impegno sulla legge elettorale. E questo impegno sulla legge elettorale ha fatto sì che sia slittata la direzione del Partito Democratico che doveva occuparsi del progetto di Impegno Italia e delle altre idee per il rilancio del Paese, e quindi io coerentemente con questo ho atteso, come è giusto che si faccia, perché io sono un uomo del Partito Democratico e considero fondamentale che questa costruzione del patto che faremo insieme sia una costruzione che effettivamente vede tutti impegnati in modo sintonico. Lo dico perché qualcuno mi ha accusato di aver perso tempo. Se perdita di tempo c'è stata, non è colpa mia. Qual è la durata che immagino per questo Impegno Italia? È una durata rispetto alla quale abbiamo sentito e ragionato di tante date, di tanti temi, e io invece non metto una data, nel senso che il concetto qui deve essere legato a che cosa? Questa legislatura cosa deve servire? Deve essere una legislatura con la quale noi usciamo dalle due grandi emergenze, quella economica e finanziaria, abbiamo fatto dei passi avanti quest'anno, e naturalmente la grande emergenza che ha portato all'impasse politico-istituzionale del nostro Paese, l'emergenza legata a una legge elettorale che non funzionava e che la Consulta ha giustamente bocciato, al bicameralismo che così com'è non funziona e al titolo quinto della Costituzione da riformare. La durata di Impegno Italia, per me, per come la vedo io, è legata al completamento di queste riforme. Perché è evidente, secondo me è abbastanza ovvio, che nel momento nel quale noi siamo in grado di aver cambiato la legge elettorale e contestualmente di aver modificato il Senato così come oggi insieme alla Camera rappresenta una forma di bicameralismo paritario insostenibile, ed essere finalmente riusciti ad arrivare alla riforma del titolo quinto della Costituzione, riforme che necessitano di un lasso di tempo significativo, ma terminato questo processo io ritengo che questo lavoro possa essere un lavoro che va a compimento, perché è un lavoro che accompagna questo processo. Lo dico perché troppe discussioni in queste ore sono legate al 18, al 15, al 17. Per l'esperienza che io ho, quando si mettono scadenze, le scadenze immediatamente retroagiscono. E quindi io penso che il tema non sia legato a una scadenza di data, ma a degli obiettivi da raggiungere. Perché il nostro Paese deve uscire da questa impasse. Sul tema della riforma della politica abbiamo fatto dei passi avanti, importanti, li rivendico. Innanzitutto è cominciata la discussione sulla legge elettorale e lo considero positivo. E l'altro grande passo avanti l'ha fatto il nostro governo, perché il superamento dell'impasse che nel nostro Paese c'era sul tema del finanziamento pubblico dei partiti, il decreto legge che ha abolito definitivamente il finanziamento pubblico ai partiti, lo considero un passo avanti importante che va in quella direzione. Io mi considero un uomo delle istituzioni. Mi considero uomo delle istituzioni, così mi sono comportato fino adesso e così mi comporterò anche in seguito. Lo dico perché la mia vicenda qui nasce a partire da una situazione drammatica, qual è stata quella del mese di aprile, febbraio, marzo, aprile dell'anno scorso. Situazione drammatica al termine della quale
soltanto il sacrificio del Presidente della Repubblica Napolitano, che voglio anche qui ringraziare, sacrificio di accettare una nuova investitura, ha portato a uno sblocco della situazione e alla nascita di quel governo che non a caso fin dall'inizio ho chiamato governo di servizio al Paese, per cui sarebbe assolutamente paradossale, contraddittorio e assolutamente non fa parte del mio DNA rompere una continuità con uno spirito che io considero anche adesso profondamente legato al servizio del Paese e non legato a prospettive personali che mi riguardano. Le mie prospettive personali in questa vicenda non c'entrano niente né sulla ciò che sto facendo adesso né su cose che mi si propongono di fare domani, domall'altro o in futuro. Sono qui con questo profondo attaccamento alle istituzioni e allo spirito con cui è nato il governo, governo di servizio al Paese. E quando dico uomo delle istituzioni, dico che gli uomini delle istituzioni devono assumersi le proprie responsabilità. Assumersi le proprie responsabilità vuol dire che io mi voglio comportare come tale, come uomo delle istituzioni, e credo che sia utile che tutti i cittadini del nostro Paese verifichino i pronunciamenti, gli atteggiamenti, i comportamenti, perché questa legislatura non è nata con governi eletti dal popolo. Il popolo, i cittadini, noi cittadini abbiamo votato e si è creato un impasse. E gli unici governi che possono nascere in Parlamento in questa legislatura. Il mio governo è un governo nato in Parlamento e come tale il lavoro che oggi deve essere fatto deve essere un lavoro in cui ognuno esprime e pronuncia nelle sedi appropriate. Le sedi appropriate sono i partiti politici che esprimono i gruppi parlamentari che esprimono il voto di fiducia. E le sedi appropriate sono, vuol dire molto concretamente che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Naturalmente io in primis e il mio partito, il Partito Democratico, il suo segretario, la discussione che domani avrà il Partito Democratico è parte integrante di questo percorso. Chiarezza, io chiedo semplicemente chiarezza, penso che la chiedano i cittadini italiani, vogliono vedere alla luce del sole cosa avviene. Ieri sera mi hanno chiamato diversi vostri colleghi per chiedere, giravano voci di ma le dimissioni non si danno per dicerie, per manovre di palazzo, perché un retroscena dice questo. Io penso che il rispetto dei confronti delle istituzioni voglia dire che ognuno deve pronunciarsi esplicitamente, ognuno deve dire che cosa vuol fare. Mi verrebbe da dire soprattutto chi vuole venire qui al posto mio deve dire che cosa vuole fare. E io penso che questo faccia parte nei confronti della chiarezza verso il Paese del fatto che ognuno di noi deve giocare assolutamente a carte scoperte. Io sono orgoglioso, ho parlato di governo di servizio al Paese, di quello che abbiamo fatto in questi 10 mesi. Sono orgoglioso perché abbiamo realizzato molto per le condizioni date, rammaricato perché quelle condizioni non ci hanno consentito di fare tutto quello che avremmo voluto. Condizioni difficilissime. Alle volte mi è parso di avere un titolo di tutte le vicende che ho attraversato in questi 10 mesi. E il titolo è «Ogni giorno come se fosse l'ultimo», perché sono stati talmente tanti che hanno cercato di cacciarmi da qui, fin dall'inizio del lavoro di questo governo, che ho vissuto ogni giorno come se fosse l'ultimo e continuo a lavorare con grande tranquillità, determinazione, l'hashtag io sono sereno, anzi zen, mi verrebbe da dire. Dovesse andare male questa vicenda, penso che potrò andare a insegnare pratiche zen in qualunque monastero orientale, ma al di là degli scherzi, mi consentirete di allentare la tensione, sono però orgoglioso di quello che insieme come squadra abbiamo fatto. Abbiamo preso il timone di questo Paese quando il Paese aveva il segno meno. Domani l'altro, l'Istat darà i dati della crescita dell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Oggi il Paese ha il segno più. È una crescita piccola, sì, ma prima aveva il segno meno e adesso, dopo 10 mesi, ha il segno più. E io penso che sia poco, ma è sicuramente una fondamentale indicazione di marcia
che ci consente di guardare con più fiducia al futuro, soprattutto perché contemporaneamente oggi lo spread è sotto i 200 punti. Spread sotto i 200 punti in una condizione migliore rispetto a quanto era capitato ai primi di gennaio, perché allora lo spread era sotto i 200 punti, ma il tasso di interesse nominale era più alto di quanto è oggi. Oggi il tasso di interesse nominale dei titoli di Stato a 10 anni è un tasso di interesse nominale che è per il nostro Paese il migliore da 8 anni a questa parte. Abbiamo recuperato e stiamo recuperando, questi elementi sono fondamentali per l'economia reale. Quest'anno il debito scende per la prima volta, grazie alle privatizzazioni, dopo 6 anni. Il deficit è sotto controllo, per il terzo anno di fila è sotto il 3%. Credo che tutti questi elementi siano fondamentali e essenziali per che cosa? Per far sì che poi dopo, il più presto possibile, spero grazie a Impegno Italia, le imprese e i cittadini tocchino con mano questi benefici, che oggi sono benefici dell'economia, delle cifre, ma che ovviamente ancora non si sono trasformati in ciò che è fondamentale, l'occupazione. La lotta contro la disoccupazione sarà l'obiettivo fondamentale, crescere e la lotta contro la disoccupazione. L'elaborazione di queste idee, di questo progetto che verrà distribuito, che trovate sul sito del Governo, è frutto naturalmente di un lavoro collettivo, frutto di idee mie, frutto di un confronto dentro la coalizione, con i partiti, con i parlamentari, frutto di un confronto con le parti sociali. Ho avuto modo di parlare con tanti in questi giorni e mi sento di citare il fatto che l'ultimo incontro l'ho avuto con i rappresentanti di Rete Impresa Italia, che incontrerò di nuovo martedì pomeriggio al termine della manifestazione che faranno a Roma, e insieme a loro metteremo a punto una serie di punti prioritari per le piccole e medie imprese che rappresento, che ritengo assolutamente essenziali. Offro quindi questo patto di coalizione Impegno Italia, lo offro ai partiti, lo offro al Parlamento, lo offro ai cittadini che ci stanno seguendo in questo momento. Credo che qui dentro ci siano molte idee, voglio scorrere rapidamente i titoli e le priorità fondamentali, ma qui dentro c'è una visione di cambiamento dell'Europa che io ritengo essenziale, e noi abbiamo una grandissima chance, che è il 1° luglio cominciare il semestre di presidenza italiana e provare a cambiarla, l'Europa, perché l'Europa così come è oggi non è sufficiente per aiutarci per aiutarci rispetto alla crescita. E naturalmente una visione di Italia che riparte con il tentativo di dare a chi fa economia, a chi lavora, alle imprese, alle piccole imprese, la possibilità di crescere. E naturalmente si rivolge alla società italiana. E alla società italiana si rivolge, mutuando uno slogan calcistico, uno slogan che a me piace molto, il Liverpool, you'll never walk alone, la possibilità di dire a ognuno, a ogni italiano, non camminerai mai da solo, il tentativo di fare del nostro welfare un welfare che si occupi per l'appunto anche dei nuovi bisogni e lo faccia con delle riforme impegnative. Tutto questo attraverso una matrice che trovate in fondo. Nella matrice troverete, lo dico perché credo che sia molto importante rispetto a tutti i programmi presentati fino adesso, qui troverete un cambio di marcia molto significativo, perché qui trovate i tempi di attuazione, quando, chi deve attuare e le responsabilità, naturalmente, le responsabilità e i ministeri che insieme dovranno lavorare. E entro nel merito di uno dei punti, secondo me, fondamentali del nostro Impegno Italia, un tema di cui normalmente non si parla mai, non si parla mai perché è un tema assolutamente poco sexy, è un tema che riguarda l'attuazione di ciò che si fa, e invece il nostro Paese muore di mancata attuazione. Il nostro Paese è un Paese che è carico di annunci, il nostro Paese è un Paese carico di decisioni, poi nessuno segue fino in fondo l'attuazione di queste decisioni. E spesso e volentieri queste decisioni si infilano dentro pertugi burocratici, difficoltà, e si perdono e non vengono nemmeno
Sono tanti gli esempi, mi verrebbe da fare, quello che abbiamo toccato con mano in questi mesi di lavoro è una delle cose a cui tengo di più, tenevo di più, la nuova legge Sabatini per incentivare l'acquisto dei macchinari per le imprese che vogliono investire. Fondamentale, salutata con grande attesa, necessario trovare sia per le competenze regionali sia per altri aspetti di natura economico-finanziaria una serie di attori da mettere attorno al tavolo. Ora diventa operativa, ma sono passati 6 mesi, non ce lo possiamo permettere, perché i competitori dell'Italia corrono più velocemente di noi. Qui dentro ci sono sei punti sulla parte dell'attuazione che, mi rendo conto, non ecciteranno nessuno, ne sono consapevole, lo dico in partenza, ma se riuscissimo a fare questi 6 punti che modificano le regole dei concerti, non quelli, ma insomma dei concerti amministrativi, che sono la tomba di ogni rapida attuazione di un provvedimento, che intervengono sul rapporto tra strutture e vertici delle strutture, altre cose che per brevità qui non voglio citare. Qui trovate, in una delle pagine di Impegno Italia, trovate le priorità principali che sono legate naturalmente ad alcune questioni. Ho citato l'Europa, non vado oltre su questo, la questione chiave dell'occupazione e del lavoro. Uno degli aspetti principali di Impegno Italia è dato dalla questione finanziaria, dalle risorse. Voi trovate alla fine, prima della matrice, e credo che questo sia un punto, secondo me, fondamentale della serietà del lavoro che qui si presenta, trovate la tabella con le risorse principali. E le risorse, ovviamente, dove trovarle e come destinarle. La scelta che abbiamo fatto è una scelta che si basa sostanzialmente su tre principali obiettivi di entrate. Sono: il primo, prendere sul serio l'azione di spending review, di revisione della spesa. Abbiamo fatto l'altro giorno una riunione operativa con Cottarelli, ha individuato degli obiettivi, io personalmente mi sono andato a rivedere questi obiettivi, li ho tarati, perché io sono un uomo prudente, come sapete, li ho tarati sulla prudenza, cioè di mettere quello che secondo me è effettivamente raggiungibile, e ritengo che alla fine, nel totale del biennio 14-15, cioè quello che avviene quest'anno e la legge di stabilità per il 2015, noi saremo in grado, oltre ai 3 miliardi e 6 che sono già previsti dalla legge di stabilità di revisione della spesa, di mettere 16 miliardi e 6 complessivi, quindi altri 13 di revisione della spesa. Questo è fattibile e noi possiamo, da questo, dal rientro dei capitali dall'estero e dal risparmio degli interessi, trarre quei 30 miliardi di risorse per il 14 e il 15 che consentiranno, e questo è l'obiettivo principale, per il biennio 14 e 15, quindi già quest'anno e per l'anno prossimo, quelle riduzioni di tasse per le imprese sul costo del lavoro di 9 miliardi di euro complessivi e di 10 miliardi di euro per i lavoratori. A queste, lo dico per esattezza, bisogna togliere quei 3 miliardi per i lavoratori e quel 1,2 miliardi per le imprese che sono già nella legge di stabilità, che avevamo già messo. Quindi bisogna aggiungere, appunto, da una parte bisogna aggiungerne 7 e dall'altra parte bisogna aggiungerne anche lì 7, più gli altri 13 miliardi che andranno a tutte le altre priorità di questo piano, le cui priorità principali, che voglio qui sottolineare, poi ripeto, le altre le trovate tutte, ma mi piace sottolineare proprio sulla questione del lavoro la parte sulle regole, la sperimentazione attraverso la grande occasione dell'Expo di contratti a tutele progressive per il tempo indeterminato, la semplificazione del complessivo codice del lavoro. Sulla questione legata al tema delle famiglie, un tema che a me è molto caro e che vorrei che portassimo avanti con grande determinazione. Noi dobbiamo fare e faremo un grande piano per la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro. La vita delle persone e delle famiglie vuol dire intervenire per aiutare i bambini, per rafforzare gli asili nido, per dare un incentivo
fiscale particolare al lavoro delle donne, al lavoro, all'occupazione femminile, che oggi in Italia è così in difficoltà, e caricare con nuove risorse il fondo dei nuovi nati. Tutto questo passa attraverso congedi di paternità e di maternità, che dobbiamo rivoluzionare rispetto a come sono oggi. Credo che qui, e accanto a questo poi tutti gli altri interventi che hanno a che fare con lo sviluppo, il credito alle imprese sul fondo di garanzia da rafforzare, la questione essenziale dell'allentamento del patto di stabilità interno e poi i temi ai quali voglio dare molto credito, la legge annuale sulla concorrenza, le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali. Cito in conclusione delle tante cose che ci sono l'altro tema e l'altro punto che io ritengo essenziale. E il tema lo chiamiamo cominciare e finire prima in scuole sicure dell'istruzione. Cominciare e finire prima vuol dire che noi vogliamo fare un grande piano per il Paese perché la scuola comincia ai 5 anni e finisca ai 18, perché si sia cioè in grado di essere competitivi con tutti gli altri grandi Paesi che riescono a far uscire un anno prima i ragazzi dalla scuola rispetto a quanto facciamo noi e a farli entrare anche un anno prima. Ovviamente tutto questo ha dei costi significativi, vogliamo coprirli, e lì dentro c'è scritto. Credo che questo però faccia parte, insieme al tema delle scuole sicure e cablate, aggiungo, dell'impegno perché l'istruzione e naturalmente l'attenzione all'infanzia, l'attenzione ai ragazzi, ai bambini, come vedete ripeto molto spesso questa parola, ma questo è un piano ambizioso perché mette per certi versi i bambini al centro e quando un paese scommette sui bambini è un paese che scommette fortemente sul futuro. Termino qui perché le altre cose le trovate nei diversi capitoli di Impegno Italia. Naturalmente lo sottolineo questo per guida alla lettura. Impegno Italia non è un'enciclopedia. Non è un'enciclopedia perché ci sono i temi di politica estera, i temi di politica di difesa. Ovviamente colgo anche questa occasione per citare l'impegno che sarà massimo del governo sulla questione dei Marò e sulla questione del rapporto con il governo indiano, ma sono tutti temi che naturalmente diamo in continuità con un impegno che stiamo prendendo. Qui dentro ci sono le questioni per il rilancio dell'economia del nostro Paese. E il rilancio dell'economia del nostro Paese passa attraverso le questioni che ho citato e passa attraverso l'ultimo capitolo, che è un capitolo fondamentale a mio avviso, quando ci guardano ci dicono sì, avete tante qualità, ma siete un Paese in cui lo Stato di diritto è debole. E un Paese con lo Stato di diritto debole non riesce né ad attrarre né a garantire certezze e né a garantire tempi giusti. E quindi il grande e impegnativo sforzo per un pacchetto di interventi contro i patrimoni criminali, contro le mafie, sulla legalità. Credo che ci sia su questo e su molte materie che hanno a che vedere con la trasparenza un impegno e la possibilità di fare, secondo me, del nostro Paese un Paese molto più trasparente. Ecco, qui ho citato le questioni che a mio avviso erano quelle essenziali. Qui dentro ci sono, secondo me, i contenuti concreti, i soldi, dove prendere i soldi e soprattutto le persone alle quali noi ci rivolgiamo. Le piccole imprese, innanzitutto, le famiglie numerose. Qui c'è una misura importante sulla revisione dell'ISEE, sulle famiglie numerose. E naturalmente i lavoratori, lo sforzo di dotarli degli strumenti giusti, la riforma e l'estensione delle tutele degli ammortizzatori sociali, l'attenzione al fenomeno degli esodati, che è ancora un fenomeno non completo, benché il nostro governo in questi mesi abbia e sia intervenuto su 30.000 persone, quindi con un intervento importante e significativo. Mi fermo qui, naturalmente sono pronto a rispondere alle vostre domande. Questo impegno lo considero importante soprattutto per il metodo, per la concretezza e per il fatto che parliamo di cose fattibili. Qui dentro c'è la possibilità di fare che cosa? Di cogliere il fatto che per la prima volta, dopo 3 anni, il nostro Paese ha iniziato un anno solare
non con addosso la crisi finanziaria, non nell'emergenza finanziaria. Il nostro paese per la prima volta dopo 3 anni ha cominciato l'anno solare con le opportunità, guardando alle opportunità. Ecco, mi sento di dirlo, non facciamo come spesso capita all'Italia, che appena finisce l'emergenza finanziaria ci incasiniamo sulle nostre vicende. Io penso che sarebbe un errore. Ora che siamo con un'emergenza finanziaria meno forte, meno marcata, cogliamo le opportunità sul tema del lavoro, dello sviluppo e delle riforme importanti che hanno a che vedere con il welfare. Mi fermo qui. Guardi, io penso che quando le ho detto prima, le istituzioni hanno delle regole. Le regole sono che per fare un governo c'è bisogno di una maggioranza, parlamentare. È evidente che per fare un governo c'è bisogno di una maggioranza parlamentare, sono il primo io a essere consapevole di questo e quindi io offro e propongo queste idee e soprattutto propongo il metodo con il quale abbiamo lavorato in questi mesi, che è stato un metodo con un basso tasso di protagonismo, ma con un alto tasso di concretezza e di rimboccarsi le maniche e fare le cose. E io penso che sia quello di cui oggi c'è molto bisogno, quindi offro ai parlamentari questo metodo, questo lavoro, lo offro naturalmente al mio partito in primis e naturalmente a partire da domani vedremo. Assolutamente no, anzi mi sento anche qui di ringraziare veramente di cuore il Presidente della Repubblica e di ripetere con forza quanto il nostro Paese gli deve, perché se la legislatura esiste, perché il Presidente della Repubblica ha fatto il gesto e il sacrificio che voi sapete. Credo che questo sia un punto essenziale, lo ripeto anche qui e quindi ringraziamento e massima fiducia nel suo lavoro. Impegno Italia è un progetto fatto di contenuti e di cose concrete. Lo considero essenziale proprio perché è il modo, è la modalità con la quale si comincia e con la quale io spero le persone siano in grado poi di valutare. È una grande opportunità questa qui. Lo dico perché i governi partono dal programma, dal progetto, non da ho sentito parlare di liste di ministri e quant'altro. Io penso che i governi debbano partire dalle cose da fare. Io propongo delle cose da fare. Queste sono le cose da fare che propongo, dopodiché ovviamente saranno i partiti, i parlamentari della maggioranza a fare le loro valutazioni e io naturalmente mi rimetterò alle loro valutazioni. Per un programma come questo c'è bisogno ovviamente di verificare un consenso sulle questioni, sui temi. Lo presento qui adesso per la prima volta e quindi verificherò quale sarà l'accoglienza. No, ma io non ho detto che qualcuno mi ha fatto proposte, ho detto che io non considero questioni che hanno a che fare con il mio problema personale non esiste. E sui tempi, io penso che ci sia bisogno di essere rapidi, mi sembra che si sia perso molto tempo, quindi ho
offerto, propongo queste idee e poi ovviamente aspetterò di capire come vengono accolte, quali controproposte vengono e sono pronto a discuterne. L'incontro è stato un incontro, com'è che dite, franco, ecco. E, in cui ognuno di noi molto sinceramente ha fatto valutazioni, ha ripreso punti di vista e quando si discute è sempre positivo. E, il documento l'abbiamo chiuso 5 minuti prima di venire in conferenza stampa. Sì, ma tutti lo prendono per l'agenzia, tutti. Cioè non c'è qualcuno che ha la primazia della conoscenza, perché è la mia proposta, questa qui è la proposta che io considero mia, ovviamente è frutto di un lavoro che mi è sembrato di percepire, dentro troverete anche tracce di culture che sono presenti dentro la maggioranza, e secondo me è un buon punto di sintesi questo qua, lo dico perché penso di essermi fatto una certa esperienza di come trovare le sintesi di maggioranze difficili, se non impossibili. E penso che quello che propongo qui sia un buon punto di sintesi. E quindi suggerisco caldamente che questo punto di sintesi venga tenuto fortemente in considerazione. Guardi, questa è la mia proposta e, come ho detto prima, penso che tutto debba avvenire in campo aperto. Io non ho fatto accordi con nessuno. Questa è la mia proposta. È un modo anche perché la discussione sul futuro del governo si sposti sui contenuti, sulle cose da fare e non soltanto sui personalismi, che io credo siano sbagliati. Soprattutto io non voglio minimamente prestarmi a un discorso di personalismi. Non fa parte e penso, sono sicuro che anche Matteo Renzi voglia fare lo stesso. Come? Beh, intanto l'ho presentato adesso, quindi tutti ce l'hanno, penso che saranno tutti edotti. Saranno tutti edotti della cosa. Altre? Guardi, io penso, l'ho sempre pensato fin dall'inizio, che un aggiustamento non sia sufficiente. Ma ne sono convinto perché c'è evidentemente bisogno di tener conto di tutto ciò che è accaduto in questi mesi. Insomma, questo governo è nato quando c'era Berlusconi dentro la maggioranza, e quindi esisteva il PDL. Quando esisteva Scelta Civica Unita e Scelta Civica si è divisa. Quando non c'era Renzi segretario del Partito Democratico, quindi evidentemente i cambiamenti che sono avvenuti. Ma aggiungo anche è il cambiamento della natura stessa del governo. Io l'ho citato prima il punto, lo ripeto, ogni giorno come se fosse l'ultimo. Non è una battuta quella che faccio. Io non so quanti altri Presidenti del Consiglio abbiano vissuto la mia situazione, ogni giorno come se fosse l'ultimo. Cioè un'idea per la quale queste larghe intese con le quali abbiamo cominciato, dopo 2 mesi, insomma 3 mesi quando è successo quel che è successo, si sono modificate e poi è stato quello che è stato. Quindi la necessità poi passo passo di vivere questa vicenda con molta attenzione. Pardon. Io penso che queste idee siano quelle giuste. Ovviamente sono aperto alla discussione su queste idee con qualunque altro contributo, però penso che no, per buttarlo giù serve l'evidenza istituzionale che può essere espressa in vari modi, che non c'è un sostegno di una maggioranza parlamentare. Insomma, sono
Vedremo la discussione, voglio vedere com'è domani, voglio vedere su quali punti, perché sa, sono abituato a molte sfumature di solito, quindi bisogna saper leggere tutte le sfumature. Non presiedo io la direzione del Partito Democratico, quindi pare domani è un altro giorno, insomma, oggi... Un testimone? No. Io sto cercando di proporre, secondo me, il metodo col quale possiamo risolvere questa crisi. Crisi che se la affrontiamo senza l'attenzione alla logica della cristalleria, secondo me può essere una crisi che finisce male. È una crisi con la quale dobbiamo essere molto attenti e sapere che siamo in una cristalleria. Quindi va gestita con molta attenzione, è il motivo per il quale le cose che vi ho detto sono ciò che penso realmente e ciò soprattutto rispetto al quale dico con grande forza agli italiani che è legato tutto questo alla straordinaria, per me ovviamente straordinaria esperienza che abbiamo fatto in questi 9 mesi, un'esperienza, ripeto, della quale sono molto orgoglioso e che ha dato dei risultati non abbastanza da poter essere toccati con mano da ogni italiano, ma dei risultati li ha dati. È ovvio che in 10 mesi i risultati possono essere limitati, sono convinto che con queste idee si possa fare molto di più. Grazie.